vince la finale l'istituto comprensivo 10. Con la sfida vinta dell'inserimento delle scuole medie, l'Abruzzo Debate Championship corona l'esperienza 2023 con successo di partecipazione e apprezzamento crescente da parte delle scuole abruzzesi. Passione e disciplina, ma anche tanto divertimento per la competizione di dibattito in italiano e in inglese che giunge al termine del suo terzo ciclo, diplomando 3 squadre campioni regionali. Per la sezione Middle School vince l'Istituto Comprensivo 10 di Pescara con Giorgia Loreti, Riccardo Fortuna, Pasquale Daddato ed Emma De Cosmo. La sezione High School in italiano è stata vinta dal Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara con la squadra Galilei Blu, composta da Andrea Di Cintio, Claudia Lombardi e Elisa Matarrese. Infine, il polo liceale Raffaele Mattioli di Vasto si aggiudica la sezione High School in lingua inglese con la squadra Mattioli Red, composta da Antonella Basilico, Giulia Cupaiolo, Annelies Stansila e Arcangelo Stivaletta. Le 3 squadre accederanno ora alla fase nazionale. Un progetto nato come Abruzzo Etico, che in 3 anni ha superato le aspettative, come sottolinea Marcello Vinciguerra della Fondazione Abruzzo. Per la Fondazione Abruzzo il debate è nato come motivo, metodo per far esercitare, far allenare i ragazzi sui valori etici come base per la sostenibilità. La nostra riflessione iniziale fu quella di innescare, a far attecchire nei ragazzi, nei giovani, il concetto di rispetto, di responsabilità per la collettività. Poi ci siamo resi conto che il debate non solo si manifestava come opportunità per praticare, ma era esso stesso un modo per arricchire i ragazzi del senso critico e della capacità di confrontarsi e di avere delle proprie idee. L'Abruzzo Debate Championship 2023 è stato organizzato dalla Fondazione Abruzzo in collaborazione con la Società Italiana di Dibattito Italia, sezione Abruzzo, l'Associazione RATI, Rete Abruzzesi per il Talento e l'Innovazione. A premiare gli studenti e gli insegnanti nella sala Figlia di Orio della provincia di Pescara sono stati Enrico Marramiero della Fondazione Abruzzo, Rosanna Buono dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Pescara, Ottavio De Martinis, presidente della provincia di Pescara, Marcello Antonelli, presidente del Consiglio Comunale di Pescara e Alessandra Berghella, vicepresidente CONI Abruzzo.